Perché non scegliere un agente immobiliare tuttologo? All'inizio della mia carriera, non potendo contare, conoscendone i limiti, su un cervello particolarmente dotato, ho dovuto fare una scelta. La scelta era quello di specializzarmi in quello che sentivo più mio, che era vendita di immobili residenziali, appartamenti, villette, eccetera. In giro invece vedo dei mostri. Mostri che sanno fare tutto, vendono immobili, vendono terreni, vendono capannoni, affittano attività commerciali, case sull'albero, cucce dei cani, isole in Indonesia e chi più ne ha più ne metta. Allora, ragioniamo un secondo. Se oggi io dovessi subire un intervento, farei fatica a farlo fare al medico di base, mi andrei a cercare qualcuno che è specializzato in quella cosa. Aggiungere di più, sapere di più, fare di più, io credo che non sia la scelta vincente in un mercato come questo. Ecco per me quali sono i tre punti per cui scegliere uno specialista paga. Il primo motivo è perché, se magari ci troviamo a dover vendere un immobile, la casistica di quello che può succedere sono sempre quelle 20-30 cose. E quelle 20-30 cose, se fai solo quello nella tua vita, l'hai già vista centinaia e centinaia di volte. Questo significa che non devi andare a prendere un manualetto o sentire il tuo amico che è più bravo in quello per gestire la cosa. Si sta parlando di esperienza fatta sulla pratica. Il secondo motivo è che se uno fa tutto, probabilmente non fa niente bene. Se il tempo a disposizione di ogni professionista è quello, come fa questo soggetto a curare mille aspetti che riguardano mille clienti diversi, che riguardano mille situazioni diverse? Questo significa dover togliere, secondo il mio punto di vista, da qualcosa. Il terzo motivo è che in un mercato come questo, dove oggi funziona una cosa e domani no, dove oggi c'è questo tipo di richiesta e domani no, tu devi essere concentrato H24, 7 giorni su 7, su quelli che sono gli aspetti formativi nuovi e su quelli che sono i trend di mercato. È importante sapere magari che oggi, in questo preciso momento, in quel quartiere c'è quella particolare richiesta latente, oppure che quella zona magari è poco liquida da un punto di vista di immobili residenziali e a quel punto bisogna tenerne in considerazione nel momento in cui fai un piano di vendita di un certo tipo. Questo, secondo il mio punto di vista, è impossibile se uno è specializzato in tutto, che significa essere specializzato in niente. Se vuoi sapere la mia opinione, quando sento frasi ad effetto tipo professionista a 360 gradi o a tutto tondo, è che si tratti di mediocrità sfaccettata. Io non ho paura di mostrare i miei limiti. Se mi devi chiamare per un appartamento in affitto, io ne so poco niente. Se mi stai chiamando perché devi vendere un capannone in un'attività commerciale, non sei nel posto giusto. Ma senza sembrare troppo virtuoso, se vuoi davvero vendere la tua casa al miglior prezzo, io ne so a pacchi. E mi viene in mente la scorsa settimana, quando stavo facendo il cambio dell'armadio, e ti saltano fuori quelle maglie che tu tieni perché ti vuoi sentire giovane, quelle gialle fluorescenti col teschio, eccetera. E a quel punto si è avvicinata la mia compagna e mi ha detto: Simone, delle volte meno è molto molto meglio. Mi auguro che questo video ti sia stato utile e ti auguro una buona vendita.